Nella rubrica dedicata al settore giovanile parliamo oggi di Koji Training. Che cos'è? Ce lo spiega il suo responsabile Michel Bruinx. First of all, Koji Training. What is the meaning of Koji Training? Parliamo del Koji Training e del suo significato. Beh, prima di cominciare con il programma dobbiamo capire in che modo le persone apprendono, il che vuol dire che dobbiamo capire come funziona la mente. Negli ultimi anni ci sono state molte ricerche in questo senso e noi abbiamo cercato di introdurre queste informazioni all'interno degli allenamenti di calcio. Questo significa che vogliamo assicurarci che un giocatore che inizia ad allenarsi o a disputare una partita sia concentrato e pronto ad imparare, che ci sia sufficiente attenzione. Successivamente cerchiamo di capire come possano migliorare la loro memoria e la loro percezione, in quanto sono funzioni chiave ai fini delle prestazioni calcistiche. Grazie alla ricerca sappiamo che organizziamo la nostra mente attraverso i movimenti. Questo vuol dire che più i nostri ragazzi si muovono, e cerchiamo di farli muovere con la giusta dose di attenzione, meglio riusciranno ad organizzare le loro menti. Ciò significa che non solo stanno migliorando a livello calcistico, ma anche a livello di risultati scolastici. C'è quindi una connessione tra ciò che facciamo sul campo e ciò che viene fatto a scuola. Have better school results. So there is a connection between what we do on the pitch and what they are doing at school. At the beginning of this season we were invited by Lugano and most of all by the president of the Lugano. All'inizio della stagione siamo stati invitati da Lugano, in particolare dal presidente del settore giovanile bianconero, per presentare qui il Koji Training. Abbiamo cominciato a lavorare con gli allenatori, gli abbiamo fatto capire che, prima di tutto, avremmo cercato di scoprire insieme quali sarebbero state le necessità per le partite future, perché il calcio che giochiamo oggi non è lo stesso che giocheremo tra 10 anni, possiamo già vedere come molte cose stiano cambiando. È stato quindi fondamentale far capire a loro che i giovani vogliono giocare ad alto livello e noi dobbiamo prepararli per le partite più importanti, utilizzando tutto il potenziale delle loro menti, insegnando loro come sfruttarlo al meglio, per poterlo applicare a tutto ciò che una partita al top implica al giorno. D'oggi. Insieme agli allenatori abbiamo cercato di capire cosa è tipico del calcio di oggi e la maggior parte del tempo si tratta di un calcio basato sulla reattività, quindi dobbiamo lavorare sull'anticipazione. Dobbiamo fare in modo che la mente sia pronta per permettere a tutte le prestazioni di essere più rapide, non solo per quanto riguarda la tecnica, ma anche nel prendere decisioni. Ci sono voluti un po' di mesi, ma passo dopo passo si può vedere come le squadre stiano facendo progressi. All'interno della scuola calcio c'è una squadra sulla quale ci stiamo concentrando un po' di più per cercare di far passare il nostro messaggio e posso solo confermare che la squadra Under 12 sta facendo un'ottima impressione a livello europeo. In questo modo hanno mostrato anche ad altre nazioni che è possibile far crescere giocatori di alta qualità e questo è esattamente il significato di ciò che stiamo facendo. Ci tengo ancora a ricordare che ci occupiamo anche dell'aspetto scolastico, vogliamo portare avanti entrambi gli aspetti. Vogliamo fare in modo di crescere giocatori professionisti che hanno anche ottimi risultati a scuola. To make it possible to develop professional players and to be sure that the results at school will be very good as well. Now quando abbiamo cominciato con il Koji Training abbiamo introdotto anche la Sense Ball. Si tratta di una risorsa che permette di usare il metronomo. E perché questo è importante? Perché nel momento di apprendimento il timing della nostra mente è molto importante. In ogni processo di apprendimento è proprio questo timing che permette di raggiungere livelli molto alti. Volevamo così dall'inizio assicurarci di preparare i ragazzi in modo tale che il loro corpo e la loro mente venga organizzata per assorbire tutte le esercitazioni che abbiamo in programma per tutta la stagione. Per la Sense Ball ci sono diversi passaggi. Si comincia con il muoversi con questa palla in modo ritmico per permettere alla mente di organizzarsi. Nella seconda fase prestiamo molta attenzione alla stabilità e all'equilibrio, dopodiché ci focalizziamo sulle ripetizioni, sulle variazioni e sull'adattamento. Le ricerche ci dicono che quando ripetiamo delle cose e le variamo e ci adattiamo a queste esercitazioni continuamente, produciamo spazio nelle nostre menti, spazio che ci condurrà ad un alto livello di apprendimento. E questo è uno dei nostri principali obiettivi. Dobbiamo assicurarci che l'apprendimento sia organizzato in modo corretto e che sia connesso con le funzioni cerebrali. Dobbiamo essere sicuri che l'apprendimento sia organizzato in un modo corretto e che sia connesso con le funzioni cerebrali.
We're just friends. So don't go look at me with that look in your eyes. La nostra puntata termina qua, ma è importante ricordarvi l'appuntamento qui allo stadio di Cornaredo per il match contro il Lucerna di domenica alle 16 e chiaramente mercoledì prossimo risintonizzatevi su Teleticino alle 21.45 per la prossima puntata di Spazio Bianconero. Ciao! Spazio Bianconero è stato presentato da BTF Costruzioni Metalliche dal 1998 Vezia, Ruggero Canonica e Figli, un'impresa con grande esperienza dal 1961 Taverne, Silvano Pozzi, impianti termotecnici Balerna, Modultech, prefabbricati in cemento armato Contone.